interna su 10 partite, l'ottava vittoria, quindi 25 punti conquistati. Come dicevamo prima, la Paolana al momento raggiunge il Cotronei in quarta posizione, mentre l'Acri resta ancora penultimo aspettando quello che succederà domani. Il nostro Franco Pivano è pronto con qualcuno, vediamo, non lo vedo, è sparito dalla nostra vista, è andata forse davanti agli spogliatoi, sì, è davanti alla porta degli spogliatoi, però insomma Francesco, l'Acri, la Paolana ha meritato questa partita alla grande, direi, l'ha vinta sul piano dell'agonismo, il dinamismo, sì, di un Acri che il primo tempo è stato quasi lì per lì ad aspettare sempre. Sì, è stata troppo attendista la squadra di Andreotti. In questi casi, quando la classifica si mette in queste condizioni, deve anche provare a farla la partita più che subire, certo. Non è stato così e alla fine la Paolana ha vinto meritatamente. Abbiamo poco tempo, ecco qui Franco Bifano, sei pronto con mister Perrotta? Sì, siamo pronti, ecco mister Perrotta, mister Andreoli ci raggiungerà credo tra poco, ma intanto parliamo con il mister dei padroni di casa. Allora, mister, la legge del Tarsitano ha colpito ancora? Sì, sì, quest'anno in casa i numeri dicono questo, quindi è un campionato difficile, bravi ad approfittare del turno casalingo, siamo stati bravi nell'approcciare, forse meno belli rispetto ad altre volte, però ogni squadra adesso non vuole lasciare niente, ci sono meno spazi, i ragazzi sono stati bravi a concedere pochissimo e noi bravi a sfruttare le occasioni avute. Un buon primo tempo soprattutto, no? Dove a parte il gol realizzato ci sono state almeno tre occasioni per raddoppiare, poi anche un buon secondo tempo tutto sommato. Sì, sì, abbiamo tenuto buoni ritmi, cerchiamo di giocare sempre a calcio, poi ci sono anche gli avversari, l'Acri qui è venuta a vendere cara la pelle, c'erano pochi spazi, noi bravi, dobbiamo migliorare in tante situazioni, però i ragazzi mi stanno seguendo, stiamo cercando di far crescere qualche giovane, e la strada è la strada giusta. Oggi abbiamo raggiunto i 30 punti, siamo vicini alla quota salvezza e dobbiamo continuare su questa strada. A proposito di giovani, lei c'ha una panchina proprio di giovanissimi, però ce n'era uno in campo, Greco, che oggi ha fatto davvero una buona prestazione. Sì, questo è un 2001 che sta giocando sempre all'inizio del campionato, tutte le partite di Coppa Italia, è un ragazzo che sta crescendo tantissimo, ma non solo lui, è anche i 2000, è il terzino destro, Longo, c'era Federico che era affaticato, un 2000, è Caruso 2000, quindi abbiamo solo 7 over, anzi fino a domenica scorsa ne avevamo 6, oggi abbiamo recuperato dopo 2 mesi Poltero, i ragazzi stanno crescendo. Sì, Greco è un ottimo elemento e sicuramente sentiremo parlare di lui. Con la linea giovanile forse si paga qualcosa in trasferta, perché lì fate fatica. Ah, sì, sì, fuori casa, ripeto, i numeri dicono questo, però c'è da dire anche che il giorno d'andata abbiamo perso in campi come Rossano, Cotronei, Reggio Mediterraneo, le ultime due trasferte, squadre come Cutro, come Trebisacce, la Porta Nostra, siamo stati bravi a pareggiare, domenica a Scalea non meritavamo di perdere, abbiamo fatto un'ottima partita, ripeto, l'inesperienza si paga, però ci teniamo stretti questi 30 punti oggi, frutto di tanto lavoro, e siamo qua per migliorare, cercare di migliorare anche fuori casa. Se continuate così al Tarsitano e migliorate in trasferta, magari fate un pensierino pure ai playoff, mister. Guardi, l'obiettivo è quello della salvezza immediata, poi non ci fermiamo a niente, cioè nel senso che giochiamo ogni partita per cercare di raccogliere il massimo, i ragazzi stanno lavorando e lavoriamo qui con molta serenità, quindi dobbiamo migliorare in trasferta, questo è sicuro, però è anche vero che giochiamo con squadre che col coltello tra i denti e l'inesperienza un po' la paghiamo. Se Vincenzo ha una domanda per il mister, io cedo l'auricolare così lo può, sì, ascoltare. Sì. Beh, insomma, non era,
ti sentivo che non eri molto contento della prestazione della tua squadra. Io ti garantisco che guardandolo da qua sopra, insomma, io e Francesco Spina abbiamo dettato le lodi di questa squadra, e per più che altro per il dinamismo che aveva con questi giocatori che vanno a pressare alti, a Zinnaro, Federico, Feraco, lo stesso Greco, insomma, che danno veramente. E infatti mi volevo ricollegare alla mancanza di esperienza e di personalità, ma questa squadra come mai si trasforma così? Tu mi dirai sicuramente la mancanza di esperienza, ma cioè le capacità tecniche e di corsa che hanno questi ragazzi li dovrebbero avere anche in quando vanno fuori casa. Guarda, i ragazzi anche fuori casa stanno crescendo, molte partite vanno lette. Noi siamo usciti dal campo di Scalea, dove abbiamo avuto tre occasioni nitide negli ultimi 15 minuti, ma realmente nitide. Le parole del presidente dello Scalea lo dicono sulla vostra radio. Stessa cosa a Reggio, abbiamo perso 2-0, ma anche tanti complimenti dove abbiamo preso una traversa. Quindi ci sono degli episodi che certamente non girano, però rispetto all'inizio del campionato fuori casa stiamo facendo meglio a livello di prestazione. Certo, dobbiamo concretizzare di più e fare meglio, stiamo lavorando per questo. La squadra è cambiata quasi totalmente rispetto al giro d'andata, però gente come Gaudio, Caruso che adesso è entrato, ripeto, Poltero da quella famosa partita del Corigliano, sono due mesi che manca. Noi siamo 7 over, sì. Fino a domenica scorsa eravamo con 6 soli over, quindi Fabio Longo sta raggiungendo una condizione ottimale e ripeto, la serenità e la freschezza di questi ragazzi e il lavoro quotidiano farà in modo che speriamo di lavorare per migliorarci sia in casa a livello di prestazione, fuori casa a livello di risultati. Ti volevo chiedere un'ultima domanda: il settimo campionato consecutivo in eccellenza per la Paolana, che insomma ha vissuto campionati ben diversi, no? Anche si può partire da questi giovani per avere veramente un progetto che possa mantenere mister Perrotta e questi ragazzi, a portarli fra 2-3 anni a tentare quello che magari giustamente questo stadio aspetta? Ti ringrazio per la bella domanda, ma il lavoro mio come è stato fatto, se ben ricordi, 3 anni fa, quando abbiamo tirato fuori gente come Mirabelli, Salandria, sì. Abbiamo raggiunto la finale playoff. L'obiettivo è questo, quello di riportare un gruppo dove l'anno scorso è stato smantellato totalmente, e quindi formare un gruppo dove spero la società possa tenere e migliorare. Stiamo facendo, credimi, un grande lavoro, perché sai che fino a dicembre abbiamo giocato, sì, anche la semifinale di Coppa Italia, e il fatto di cambiare giocatori giovani e comunque il risultato, cerchiamo di mantenerlo sempre lo stesso a livello qualitativo, vuol dire che i ragazzi mi seguono e cerchiamo, ripeto, in casa e fuori casa di giocare a calcio. Una cosa che mi fa piacere dire è che siamo i primi nella classifica disciplina, cioè non abbiamo avuto mai un'espulsione e anche oggi, se non sbaglio, solo un'ammonizione, sì. Quindi i ragazzi devono pensare solo a giocare, cercare di migliorarsi, poi bisogna farli crescere. Grazie. Però bisogna farli giocare innanzitutto. Grazie. Volevo approfittare, sì, chiedo scusa, per salutare il piccolo Lorenzo, il figlio del mister del San Biase, che è tornato a casa. Gli volevo fare un augurio alla famiglia e un abbraccio forte a lui. Bene, grazie. Grazie, anche noi ci associamo a questo bel saluto. Grazie Franco, grazie a Perrotta. Mi pare che c'è Andreoli vicino, se non sbaglio. Sì, ci ha raggiunto Andreoli, si salutano i mister ed eccolo qui, Angelo Andreoli, volto scuro, sicuramente deluso. Mister, da dove partiamo? Partiamo da questo primo tempo, squadra contratta, a tratti quasi pasticciona, no? Primo tempo deludente, non so se lei condivide. Ma sicuramente non è stata una delle partite buone che abbiamo giocato magari fino adesso. Effettivamente ha detto tutto lei, il risultato è figlio della prestazione, quindi non fa una piega. Io, forse se all'inizio del secondo tempo avessimo fatto gol, però c'è stato un grande intervento del portiere, ma troppo poco comunque. Brucia prendere gol, per esempio il primo su un calcio d'angolo nostro, prendere un gol così come l'abbiamo preso oggi.
Purtroppo c'è da lavorare, lo sapevamo, lo sappiamo, e andiamo avanti. Non era sicuramente questa era una partita che poteva segnare il crocevia, però abbiamo affrontato una squadra che non ha come dire assilli, quindi gioca in tutta tranquillità e sicuramente dà il meglio di se stesso. Un'ottima squadra comunque. Venivate dalla vittoria con il Trebisacce, quindi mentalmente si poteva con il Soriano, scusi, e mentalmente si poteva pensare che l'Acri potesse reagire in maniera diversa. Invece oggi è sembrata spenta, ho avuto la sensazione che gli avversari arrivassero sempre prima sulla palla. Beh, noi comunque stiamo vivendo una situazione abbastanza particolare ad Acri, vuol dire che ci stiamo allenando diciamo un po' male, perché non c'è stato il discorso del tempo, della neve, quindi non siamo riusciti a sfruttare neanche il campo in questi giorni. C'è da lavorare, come ho detto prima, la squadra oggi non mi è assolutamente piaciuta, però contro questa squadra, contro questa Paolana, che ripeto gioca un buon calcio, il risultato può anche starci, i punti in classifica parlano da soli. La cosa che mi ha sorpreso è che lei comunque non abbia effettuato delle sostituzioni magari anche prima sull'1-0. Ma guardi, io ho giocatori tra virgolette contati, perché in panchina c'era Provenzano, però aveva un infortunio, quindi era infortunato, non potevo schierarlo. Se stava bene lo facevo giocare dall'inizio, quindi non ho preferito non proprio prenderlo in considerazione perché non stava bene, aveva un problema al ginocchio. Mancino viene da un infortunio, se sapete. Sì, conosciamo la storia. Bruciato, quindi tre persone che erano in panchina erano febbricitanti, quindi scegliere di cambiare con che cosa? Ecco, allora, quello che potevo fare ho fatto, non c'era poco altro da fare. Senta, adesso le tocca un trittico davvero da pesante, no? Da parte Mariposti. È difficile fare programmi. Pronostici non ne possiamo fare, soltanto mettere la testa giù e lavorare cercando di correggere gli errori che si sono visti anche oggi, che sono stati tanti. D'altronde questa era la terza partita che affrontavamo con i giocatori che sono arrivati al mercato di dicembre. Ci può stare insomma che ancora siamo in fase tra virgolette di rodaggio, qualcosina insomma va aggiustata. Sì, soprattutto in fase difensiva, questa è una squadra che continua a prendere troppi gol, ne ha preso 7 in 3 partite. Ne ha presi tanti, però purtroppo rispetto alle altre volte non siamo riusciti a farne neanche uno. Nelle ultime due partite avevamo segnato, abbiamo fatto 5 gol, invece oggi abbiamo avuto qualche occasione e non l'abbiamo sfruttata al meglio. Sì. Peccato, perché se avessimo fatto gol, ripeto, al primo del secondo tempo magari la partita poteva incanalarsi su binari diversi, insomma. Sì, in effetti c'è stato l'inizio del secondo tempo che aveva lasciato ben sperare, poi di nuovo vi siete un pochino spenti. Vincenzo, sì, se vuoi fare una domanda, sì, passo voglio fare una domanda un attimo ad Andreoli. Sì. Giustamente condivido quello che hai detto, ho ascoltato attentamente le problematiche che hai con questa squadra. Sì. E il lavoro che bisogna fare, che stai facendo sicuramente. Ho visto però da quassù insomma che il problema grosso ce l'hai a centrocampo, dove io non darei colpa alla difesa, perché poi la difesa quando viene sempre attaccata soffre quando soffre, appunto, a gestire i palloni. E il problema ce l'hai a centrocampo, dove spesso Perna e Calomino sono in inferiorità numerica, visto che è considerato che lo stesso D'Amico, lo stesso Scalese non riescono a stringere, ad aiutare anche questi due che vengono superati nelle linee. E io penso che il problema è qua, al di là degli uomini che hai, c'hai qualche prospettiva da poter fare da raggiungere un rimedio a questo? Ma possiamo pensare di cambiare atteggiamento, magari invece di giocare a due facciamo a tre, in modo tale che stringiamo le linee, insomma riusciamo a chiudere qualche linea di passaggio in più, cosa che non siamo riusciti a fare oggi. Ma nelle altre partite che avevamo adottato questo modulo, insomma, eravamo andati abbastanza bene. Purtroppo oggi, ripeto, abbiamo affrontato una buona squadra. Sì, certo. Una squadra che gioca bene, che è scevra da ogni problema, insomma, quindi non ha problemi di classifica, appunto. Allora c'è il risultato difficile proprio per questo, anche se
noi, ripeto, dal punto di vista della condizione non stavamo bene bene. Beh certo, sicuramente Mancino, stesso Provenzano, sono uomini che ti possono dare molto di più, evidente. E anche un Marano in una condizione un po' migliore, diciamo. Ma si è visto, aveva un problema all'inizio, perché si è lo vedevo, lo, sì, sì. C'era il problemino, però avevamo bisogno di lui oggi, quindi speriamo che non sia niente di grave, perché ha sentito una leggera, diciamo, un leggero fastidio ai flessori ed è uscito in via precauzionale. Beh, insomma, tu qua siamo nella terra del santo, io ti posso augurare solamente solo che, insomma, l'augurio è che, insomma, porti fortuna a questa terra, insomma, perché ci vuole un miracolo, tu lo sai meglio di me. Lo sappiamo, lo sapevamo, lo sappiamo, ne siamo ben coscienti di questo. Bene, bene, in bocca al lupo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, allora, grazie, cominciamo a salutare al nostro Franco, valido collaboratore da bordo campo che capta tutto. Sì, insomma, quello che si può captare. Grazie a voi, sicuramente avremo occasione di vederci nelle prossime partite. Magari vi aspettiamo ad Acri, io e Ciccio Spina. Sì. Allora, un grazie vi giunge anche da parte mia, Vincenzo Tazia. Qui vicino a me c'è stata anche la validissima collaborazione del collega Francesco, detto Ciccio, da tutti quanti Spina. Grazie anche a te, Vincenzo, tutto lo staff di Stadio Radio, anche ad Antonio Blefa, che è chiuso in regia. Sì, okay. Francesco Spina, che è un ragazzo che segue con passione, devo dire, veramente con passione, il calcio dilettantistico calabrese, e dà una grossa mano a supporto anche mediatico a questo sport per cercare di portarlo avanti. Un ringraziamento vi giunge anche da Vincenzo Morello, che è vicino al nostro Franco Bifano. C'è Stefano Marra, l'altro cameraman, qui vicino a me. Saluto anche la telecamera che mi sta inquadrando, che non c'è nessuno, è guidata dal buon Blefari, che si trova il nostro regista, che si trova nello studio mobile. E poi devo ringraziare Manuel Crupi per Stadio Radio e Marco Garzillo per Calabria TV come coordinazione. Noi ci sentiamo domani sulla nostra syndication. Vi do soltanto le altre partite di domani nel campionato di eccellenza: Bovalinese Sersale, Corigliano Siderno, Cotronei Scalea, Gallico Cutro, Reggio Mediterraneo Isola Caporizzuto, Soriano Bocale, Trebisacce Olympic Rossanese. Questo è il quadro per domani. Chiaramente seguiremo anche il campionato di promozione, sino alla prima categoria. Poi ci saranno anche interviste come al solito. Finiremo sempre verso le 19:30 e vi daremo ad ampio raggio tutto quanto il calcio calabrese domani. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Non abbiamo salutato Emilio Lupis, altrimenti poi ci ecco, riprende. E quindi salutiamo anche il nostro direttore, che è Emilio Lupis, e ci risentiamo, penso, per l'altro anticipo, che se non sbaglio è quello di domenica prossima, che riguarda il Sersale contro il Trebisacce. Poi seguiteci sul nostro giornale, che approfondiremo meglio la situazione. Un caloroso augurio di una buonissima serata a tutti voi.